Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un libro che si intitola In tono minore ed è di Evaristo Seghetta Andreoli. Evaristo è un poeta molto vicino alla natura. Ha ormai pubblicato svariate raccolte, quasi tutte da Passigli di Firenze, come questa, e ottenuto diversi premi. Molte poesie potrei isolare da questa raccolta. Per esempio Il vecchio ciliegio, una poesia di profonda pietas nei riguardi di un ciliegio che ha ormai maturato la fine dei suoi anni e deve essere abbattuto. Ma vorrei piuttosto, sempre in tema di pietas, questa volta per una vita animale, leggervi Dalla terrazza. Credo che dia abbastanza il passo di quella che è questa poesia delicata, garbata, molto vicina alle cose della natura e conseguentemente anche dell'uomo. Sono cadute le foglie, tra i rami dell'ultima quercia una finestra in attesa si accende stasera. Sorprende e conforta sapere che oltre il giardino, dietro ai vetri, un lampadario rischiara la vita di un uomo. L'uno all'altro ignoti, condividiamo la stessa solitudine. Su questa terrazza in collina, a fine giornata rivedo le mie azioni salvifiche, soccorrere il lombrico spiaggiato sui sassi, la lucertola coda mozza, finita nell'acqua del bacile di plastica. Nel buio, lo annusano i gatti, bevono un sospetto. Grazie, alla prossima puntata.